di stasera, che faccio ovviamente con il consenso del professor Cevolin. Ovviamente, se non volete essere registrati, non intervenite, però sarà una registrazione solamente audio che verrà poi caricata sul sito del Centro Culturale Veritas. Prima ancora di presentare, ringrazio il professor Cevolin per la sua amicizia in questi anni e la possibilità di collaborare io alle sue iniziative e lui alle iniziative del Centro Veritas, anche sui temi della Cina, della cultura, del beato Lorico. Odorico. Perché mi viene Odoacre? Vabbè, i Longobardi, eccetera. E quindi è un'occasione preziosa anche questa per ascoltare la sua esperienza e la sua, non solo di studioso, ma anche di persona che partecipa alle dinamiche di questo territorio da lungo tempo. Professore avvocato Guglielmo Cevolini è professore aggregato di istituzione di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine, è avvocato cassazionista e docente presso l'Università di Udine di diritto degli intermediari e dei mercati finanziari presso la sede di Udine, di diritto dell'informazione dei media alla sede di Pordenone e legislazione dei beni culturali e del diritto d'autore presso la sede di Gorizia. Inoltre è docente incaricato presso l'Università di Bologna di legislazione dei beni culturali e anche presidente cofondatore del gruppo studi storici e sociali Storie di Pordenone, con cui appunto promuoviamo l'incontro anche di stasera. In quanto presidente di storia, anche ideatore del corso di geopolitica, che è arrivato alle 24ª edizione. Sicuramente sul territorio, sul Triveneto, non esiste un corso con tanta durata e tanto successo, forse credo neanche a livello nazionale, così come università aperta a tutti, per approfondire questi temi. E anche, oltre a questo, è anche nel comitato, e a Udine si occupa anche del master sull'intelligence, ed è presidente del comitato scientifico della rivista Autonomie, Idee del Friuli. Il tema di stasera è la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dal patriarcato di Aquileia e Egetto. Scopriremo meglio cosa sono e ci aiuterà a fare questa rilettura geopolitica, quindi che parte dai dati del territorio, della storia e vedrete se sarà qualcosa di avventuroso, interessante e utile anche per rileggere il presente. Ancora grazie, professore. Bene, A lei la bene, parola. grazie, grazie padre Luciano che veramente ha creato un Limes Club, il Centro Veritas, dirige il Centro Veritas e ha creato il Limes Club Trieste, che è un Limes Club di un'importanza strategica per la rivista Limes. E ricordo a tutti le straordinarie presentazioni dei numeri di Limes alla stazione marittima diretti da padre Luciano in un modo affascinante, sempre con qualche pillola anche connessa alla fede. E allora da questo punto di vista partiamo anche da qui un po' per il nostro tema di oggi, anche con qualche riferimento alla fede, tra virgolette, nel senso che ovviamente parlando della regione Friuli Venezia Giulia, ha una impostazione del tema da un punto di vista geopolitico, però avendo a che fare con quindi sicuramente le relazioni internazionali di una regione, già questo dal punto di vista geopolitico spaventano Lucio Caracciolo, per esempio, il nostro direttore della rivista Limes, perché Lucio Caracciolo, per esempio, è terrorizzato dal fatto che le regioni abbiano delle competenze anche nel settore energetico, non so, è terrorizzato dal fatto che la Basilicata e la regione Molise possano avere un piano energetico regionale, ecco, è un po' spaventato, ecco, da queste così spezzettature di concetti che dovrebbero, secondo una riflessione geopolitica matura, presentare qualche problema di parcellizzazione. Però ecco che oltre a vedere la regione Friuli Venezia Giulia
sul versante delle relazioni internazionali, vedremo un po' che cosa significa questo per quanto riguarda l'impostazione geopolitica, e dobbiamo fare riferimento anche, abbiamo detto la fede, ma perché? Perché dobbiamo fare riferimento a dei concetti portanti degli ambiti territoriali. E qui, per esempio, possiamo riferirci anche a un recente volume che faccio vedere, e non avendo predisposto delle slide, ecco, è il volume Il concetto di nazione, è un volume Genesi, Evoluzione e Criticità, è un volume collettaneo che sono stato chiamato la Nuova Europa Editore, che sono stato chiamato a presentare con un saggio introduttivo di una trentina di pagine. Sono dei giovani anticonformisti con dei collegamenti anche universitari che hanno voluto fare una riflessione nel 2018 sul concetto di nazione. Ecco, nell'ambito di questo tipo di approfondimento ho suggerito proprio il collegamento della tematica dello Stato, delle organizzazioni sovranazionali che ambiscono a diventare un qualcosa di molto vicino allo Stato, come per esempio l'Europa. Ho cercato un po' di sottolineare come questa tematica sia molto collegata anche a dei principi ideatori, e mi spiego. Nell'introduzione, nel saggio introduttivo di questo volume, ci sono un po' di pagine dedicate a questo, che è stato anche oggetto di un altro studio che ho fatto, cioè il collegamento tra la nozione di grande spazio di Carl Schmitt e la nozione invece di civiltà, per esempio, in Huntington. Differenziando queste nozioni tendenzialmente dalla nozione, ovviamente inaccettabile, di spazio vitale propria della geopolitica nazionalsocialista. Ecco. Allora, la riflessione, ecco, geopolitica passa attraverso la individuazione di soggetti quali gli stati, ma quali anche delle entità, diciamo, sovranazionali, come gli imperi o i grandi spazi o le civiltà, nella denominazione di... Beh, la parola impero, per esempio, viene richiamata spesso anche da Lucio Caracciolo quando si parla di Europa, perché una riflessione attrezzata sull'Europa sa che l'Europa, da un punto di vista giuridico, non si sa che cosa sia, non è né una confederazione di stati né uno stato federale, e conseguentemente ecco che una delle possibilità è quella di qualificarla più o meno come un impero. Ecco, l'impostazione di una geopolitica molto collegata alla storia dire a Lucio Caracciolo, ecco, usare questa categoria. Una categoria invece un pochino più giuridica potrebbe essere proprio collegata anche al momento che stiamo vivendo, cioè un momento nel quale c'è un mondo multipolare, cioè l'unica superpotenza, gli Stati Uniti, sopravvissuta dalla Guerra Fredda, già con la presidenza Obama e ancora di più con la presidenza Trump, hanno iniziato un pochino a ritirarsi da questa posizione di egemonia, quantomeno per quanto riguarda l'hard power, e quindi cercando di mantenere magari il soft power, ma anche sfilandosi un po' con Trump, cercando di puntare la visione al rilancio dell'economia degli Stati Uniti, e quindi una visione un pochino più interna, più interiore del ruolo
internazionale degli Stati Uniti, ecco. E quindi in questa fase multipolare, dove vediamo ovviamente arrivare la Cina, vediamo comunque essere presente anche probabilmente la Russia e un po' l'India almeno, in questa fase multipolare si creano delle aree regionali, per esempio nel mondo, per quanto riguarda le regole del nomos della terra, e queste aree regionali hanno dietro dei concetti giuridici che sono sostanzialmente ancora riconducibili, per esempio, alla categoria di grande spazio di Carl Schmitt, oppure alla nozione di civiltà evidenziata da Huntington nel suo volume Lo scontro delle civiltà. Ovviamente questa nozione va, per esempio, anche attrezzata in una maniera un po' meno così anche che potrebbe suscitare qualche critica anche su una direzione diciamo di relazioni internazionali il più possibile volte a creare una situazione di pace e così via, va corretta per esempio con il punto di riferimento per esempio di Parag Khanna nel suo saggio I tre imperi, dove vede per esempio proprio nell'Europa quello grande spazio che potrebbe o avrebbe potuto ormai, possiamo dire, giocare un ruolo, e ho l'impressione che ormai sarà molto difficile che l'Unione Europea nel breve periodo possa giocare questo ruolo, a meno che proprio l'emergenza coronavirus non ci faccia rilanciare i valori europei di una condivisione dell'unità nella diversità e una solidarietà, e i valori della diffusione del rispetto dei diritti umani e così via. Però ecco, quello che si attendeva a Parag Khanna era il ruolo dell'Europa come soggetto che diventa protagonista delle relazioni internazionali e impone delle relazioni internazionali meno basate sulla forza e più basate sulla condivisione, sul convincimento, più basate sulla condivisione dei diritti fondamentali dell'uomo, su una dimensione quindi per certi versi meno realista e più idealista, tra virgolette. Ecco. Però, vedete, tutte queste riflessioni che abbiamo fatto sul grande scenario del nomos della terra, cioè delle regole che riescono a in qualche modo garantire l'attuale situazione internazionale di estrema criticità, cioè quella descritta da Limes nella Ordolandia, cioè in una zona che tra l'altro è proprio la zona coperta, colpita dal coronavirus, di stabilità e di non conflitto, da un'altra zona che invece è Causlandia, che è quel famoso fantasma un po' che è a sud diciamo della Cina, a sud cioè che è rappresentato dall'Africa, è rappresentato da parte del Sud America, nella zona quindi della Causlandia, dove invece ci sono circa 30-35 guerre che rappresentano la guerra mondiale, la terza guerra mondiale a pezzi della quale ha parlato Papa Francesco. Ecco. Quindi, comunque, questa situazione, tutto sommato, va descritta sul versante del nomos della terra, diciamo, attraverso una descrizione che passa attraverso delle aree tendenziali, cioè attraverso la presenza di una superpotenza che comunque continua, come gli Stati Uniti, ad avere un ruolo soprattutto in ambito militare, con 10 volte più o meno la potenza militare della Cina e della Russia, e poi con una potenza molto elevata dal punto di vista informatico, con le grandi società dell'informatica americana che dominano il settore. Ecco. Ma vedete, siamo ad ambiti addirittura di diritto privato per certi versi, quindi anche se
il governo degli Stati Uniti influisce molto su questi ambiti. Però ecco, vediamo lo scenario con la superpotenza che però si sta ritirando e i grandi spazi, cioè le grandi aree regionali, un po' uno sfidante, la Cina che cerca di sfidare direttamente gli Stati Uniti sul versante della superpotenza, ma ci sarà molto tempo perché ci sia un effettivo raggiungimento della superpotenza americana, e dall'altro lato almeno altri due soggetti, l'India e la Russia, che ambiscono sicuramente ad avere un ruolo di grandi spazi regionali, e anche l'Unione Europea, per quanto sempre con realismo di Lucio Caracciolo, ogni volta che mi scappa di parlare di Europa, Lucio Caracciolo mi dice: ma di cosa stiamo parlando? Dal punto di vista geopolitico, ovviamente. Quindi ecco, questo è lo scenario attuale della geopolitica, al quale però dietro, ecco, ci sono un po' questi grandi spazi che, o queste aree regionali, questo pluralismo, diciamo, di governo del mondo un po' in aree di influenza, che manifesta la caratteristica di questo mondo multipolare, che era anche quello pensato per esempio da Carl Schmitt, cioè del riferimento nell'ambito di queste grandi aree regionali a dei principi ideatori. Più o meno la stessa cosa c'è dietro il concetto di civiltà di Huntington, cioè queste grandi macro aree hanno dietro o una visione del mondo, o una religione, o un modo di vedere l'economia, o un modo di vedere la tecnica, o tutte queste, o il modo di vedere lo Stato, o quindi praticamente o tutte queste cose messe insieme, ma accomunate da una condivisione. Ecco, questo è l'elemento di riflessione. A volte anche una sintesi geopolitica, a volte anche una sintesi geopolitica. Vedo degli amici, vedo Giovanni Dainese che saluto. Quindi questo è un po' la riflessione, vedete, sul versante della grande geopolitica. Adesso iniziamo invece a declinare questo concetto su dimensioni più ristrette dal punto di vista degli ambiti territoriali. Quindi anche gli ambiti territoriali che ambiscono a pensarsi come autonomi o che hanno il riconoscimento, per esempio come avveniva nell'ambito del periodo, diciamo, medievale, nei confronti proprio del patriarcato di Aquileia, per esempio, quest'ambito di autonomia che c'era, decisionale, di questi vescovi principi, quindi con una presenza nell'ambito del patriarcato di Aquileia sia della dimensione politica, che dipendeva da un'investitura imperiale anche, ma dalla necessaria condivisione anche sul versante dell'ambito della Chiesa, di questa autorità, ecco. E poi con degli ambiti decisionali, con il tentativo purtroppo anche abbastanza conclamato spesso in questo periodo storico dell'eliminazione fisica poi del principe vescovo che ha rappresentato alcuni momenti della fase del patriarcato di Aquileia, dove gli spostamenti di questi principi vescovi era sempre un momento di pericolo da parte di nobili che cercavano di mettere in discussione il potere del patriarca. Però ecco, la riflessione che vorrei richiamare è questa, cioè una riflessione che fa riferimento a dei principi ordinatori, a dei principi generali che rappresentano il motivo fondante condivisione di decisioni, di ambiti decisionali di territori.
E allora veniamo anche prima del patriarcato di Aquileia, veniamo all'ambito romano, a quello che ha rappresentato Aquileia per Roma, cioè una città che è stata la seconda, forse più propriamente anche in certi momenti la terza, direi più correttamente, città dell'impero romano per importanza, ecco, e qui quindi dobbiamo vedere come quest'area, ovviamente Aquileia sapete che era anche porto e quindi come si può vedere dai resti archeologici, e quindi una dimensione sia di mare che di terra. Ecco, proprio questa dimensione di mare e di terra, anche qui vedete, ci porta sempre a riflessioni di sintesi geopolitiche di Carl Schmitt con riferimento alle potenze che sono potenze marittime o, come nel volume di Carl Schmitt, terra e mare, che sono potenze marittime o potenze terrestri e che declinano poi i loro comportamenti sulle relazioni internazionali sulla base di queste caratteristiche. Ecco, invece la nostra area parte da una sintesi di essere una zona sicuramente dal punto di vista dei confini di passaggio protetta dalle Alpi, una zona di entrata praticamente nel territorio poi più sensibile, più importante dell'impero romano per arrivare a Roma brutalmente, e quindi un ruolo di terra importante, e dall'altro lato anche un ruolo di mare che ha fatto sì, tra l'altro, che questa terra, la nostra, ha avuto delle caratteristiche particolari per quanto riguarda la circolazione di idee religiose, di idee filosofiche, proprio per il fatto di essere un porto. Da un lato sappiamo che c'è la leggenda della zona di approdo di San Marco, addirittura individuabile fisicamente in una chiesetta in pratica di Aquileia. Sappiamo che comunque, per esempio, questo mito dell'arrivo di San Marco nella nostra terra potrebbe dare origine anche a una interpretazione abbastanza interessante, cioè quella di Aquileia e poi di Grado come soggetto originario poi per Venezia. Quindi quando si pensa a Venezia si potrebbe collegare direttamente Venezia a San Marco, e questo è facile, ma collegando Venezia a San Marco si collega Venezia direttamente a Aquileia e Grado, ecco, e alle popolazioni di Aquileia e Grado protette dai vescovi, dai rispettivi vescovi, ecco. E quindi anche qui un filo rosso che ci collega, che collega la nostra terra a Venezia e a quello che ha rappresentato poi Venezia nel Mediterraneo, per esempio, ecco, vedete. Questo da un punto di vista non solo commerciale e militare, ma anche da un punto di vista culturale, ecco. Quindi come questa terra sia una terra straordinaria per certi versi, secondo questa interpretazione. Ma seguendo questo filo rosso, ecco, delle caratteristiche culturali che si possono attribuire al patriarcato di Aquileia, possiamo anche incontrare le riflessioni portate avanti da Don Gilberto Presacco, uno studioso che è un po' così anche criticato per ragioni di carattere, molto probabilmente per una non eccessiva sofisticazione della sua teologia e per un suo carattere istintivo nel individuare delle sintesi. Ecco,
Però questo tipo di riflessione di Don Gilberto Presacco continua nell'associazione Don Gilberto Presacco del territorio, che è una delle associazioni anche che è finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è una delle associazioni da un punto di vista culturale più importanti della nostra regione, che realizza un notevole lavoro dal punto di vista culturale nel collegare l'identità della nostra regione alle ragioni anche di carattere culturale e non solo, e anche economico della nostra regione. E infatti, ecco, attraverso per esempio le riflessioni di Don Gilberto Presacco nel suo viaggio nella notte di Aquileia, nelle sue riflessioni straordinarie da un punto di vista, ecco, di musicologo, per esempio, di musicologo nel riscoprire per esempio le melodie di Schiarazzole e Marazzole, che ha proprio origine nella notte di Aquileia e che era un canto delle donne di Aquileia durante la Settimana Santa. Un canto con un ritmo molto incalzante che le faceva entrare in una sorta di estasi che da Don Gilberto Presacco è stata paragonata all'estasi nella quale entrano i dervisci ballando in maniera circolare e quindi i sufi islamici. Quindi creando un collegamento tra Aquileia e Alessandria, ecco, da questo lato, attraverso il porto di Aquileia, collegando gli Esseni, diciamo, la versione, diciamo, filosofico-religiosa degli Esseni a alcune caratteristiche anche teologiche del patriarcato di Aquileia, in particolare alla sottolineatura del credo di Aquileia con una caratterizzazione molto, molto importante della discesa agli inferi di Gesù dopo la morte e prima della risurrezione. In un'idea di una misericordia che passa attraverso la straordinaria natura salvifica di Gesù, che porterebbe dagli inferi dietro di sé tutte le anime, anche quelle nel limbo, anche quelle diciamo un pochino forse più così insomma più cattive, ecco, che hanno avuto la punizione, ecco, con dei problemi sicuramente, perché il limbo è una cosa, quelli che sono all'inferno c'è stato probabilmente giudizio, ma quindi ecco una visione salvifica straordinaria. Qui insomma ci sono delle riflessioni teologiche, ecco, che possono far traballare, ecco, un po' le convinzioni più consolidate, probabilmente. Ecco. Però ecco, una visione, vedete, che valorizza in maniera straordinaria l'apertura culturale di questa terra di Aquileia. Ecco. Questo volevo sottolineare attraverso il richiamo a questi riferimenti culturali. Che poi passano attraverso anche questa sintesi del ruolo della condivisione del potere politico al potere religioso, al forte collocamento, diciamo, religioso del patriarcato di Aquileia e anche però alla forte caratterizzazione anche delle libertà
ecco, diciamo, democratica è una parola eccessiva, ma sicuramente delle novità istituzionali, ecco, delle novità istituzionali. Perché? Perché nell'ambito del patriarcato di Aquileia si può riconoscere il sorgere dell'istituzione del Parlamento del Friuli, della patria del Friuli, e poi della sua continuità di quest'ambito nella Repubblica di Venezia, con il mantenimento di una certa autonomia e con la caratterizzazione delle caratteristiche, diciamo, di condivisione plurale del potere. Prima abbiamo visto una caratteristica potere religioso e potere civile unito, e nel Parlamento del Friuli si aggiunge un terzo soggetto istituzionale, non il terzo Stato, ma le città. Ecco, un terzo Stato rappresentato dalle città, dalle comunità locali, perché nel patriarcato, nella patria del Friuli, nel Parlamento del Friuli, nell'istituzione del Parlamento del Friuli, qui rinvio agli studi della professoressa Casella dell'Università di Udine, questo Parlamento, questo che può essere considerato tra i primi parlamenti europei, si fa gara con il Regno Unito su questo versante, erano rappresentate, oltre che i nobili, oltre che il clero, anche i comuni, anche le città, anche gli enti locali, diciamo. Quindi teniamolo presente, una tradizione di una valorizzazione dell'autonomia territoriale, dell'autonomia locale, che entra a far parte dell'ambito decisionale in maniera importante, ecco, per i tempi ovviamente. E allora ecco che vedete che quindi tutti questi ragionamenti ci fanno valorizzare molto questa tradizione, allora la dobbiamo valorizzare anche nelle istituzioni repubblicane. Quindi arriviamo alla nostra all'istituzione della regione Friuli Venezia Giulia, al collegamento con il trattato di pace, al collegamento con la situazione di Trieste, non ancora completamente nel territorio italiano, al passaggio della sovranità italiana in tempi, diciamo, per certi versi potremmo dire successivi rispetto alla gran parte del territorio italiano da parte di Trieste, e alla necessità, alla necessità, ecco, per certi versi, di istanze autonomiste friulane, quelle di Tiziano Tessitori nell'Assemblea Costituente, di sfruttare la necessità istituzionale di ancorare Trieste a un certo territorio, ecco, per vedere riconosciuta anche l'autonomia del Friuli rispetto alla regione Veneto, e quindi nel creare questa regione, rappresentata nella denominazione Friuli trattino Venezia Giulia, ecco, dove la Venezia Giulia però in realtà è Trieste, la provincia di Trieste, dove il Friuli è la parte di territorio. Ecco, in questa sintesi, che è stata una sintesi nella quale c'è stato anche un ruolo di un giurista come Tessitori, un ruolo per certi versi pragmatico, di cercare di ottenere almeno qualcosa. Ecco, i
estremisti, diciamo, sul versante dell'autonomista friulano arrivino anche a criticare questa situazione di compromesso. Ecco. Noi oggi, proprio perché facciamo una riflessione con dietro l'esperienza di Aquileia romana, sintesi tra terra e mare, facciamo una riflessione geopolitica con riferimento alla nostra regione, con dietro gli aspetti ideali che abbiamo visto fondamentali per quanto riguarda il patriarcato di Aquileia e la caratterizzazione che abbiamo dato di questo territorio su versante dell'importanza dell'idea religiosa e dell'importanza cristiano-cattolica e dell'importanza poi delle autonomie territoriali per certi versi, arriviamo a valorizzare anche proprio l'esperienza istituzionale della regione trattino Friuli Venezia Giulia, che dal punto di vista istituzionale si può denominare sia senza il trattino, anzi in realtà poi c'è anche una presa di posizione giuridica della regione che ha acquisito come denominazione ufficiale regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con regione autonoma anche maiuscole e senza trattino, ma nella Costituzione italiana l'articolo 131 la troviamo ancora con il trattino, la regione Friuli Venezia Giulia. E tra l'altro la nostra regione Friuli Venezia Giulia è una delle regioni a statuto speciale nella quale incidono minoranze linguistiche riconosciute dalla legge 482 del 1999, che riconosce le minoranze linguistiche storiche sulla base dell'articolo 6 della Costituzione italiana. La nostra regione non è una regione che ha visto nella modifica costituzionale del 2001 veder modificata nella Costituzione all'articolo 116 la propria denominazione, con l'introduzione anche di elementi di lingua straniera. Infatti la regione Val d'Aosta viene anche scritta nell'articolo 116 con la denominazione Valle d'Aost francofona, e la regione Trentino Alto Adige con anche la denominazione Sud Tirol con la dieresi, quindi in lingua tedesca. Per la nostra regione non c'è stato questo cambiamento, ecco, pur essendo la nostra regione una regione estremamente caratterizzata da questo elemento, cioè dalla presenza di minoranze linguistiche riconducibili a un ambito nazionale, linguistico e nazionale confinante, diciamo, come la Val d'Aosta e come il Sud Tirolo, la provincia di Bolzano. Ecco allora che quindi vediamo questi elementi così che sarebbero potuti, diciamo, avrebbero potuto essere evidenziati un po' anche da una denominazione in lingua straniera. Ma a parte questo profilo, che diciamo è un profilo che però, guardate, fa fare una riflessione un po' strana ad alcuni giuristi, abbastanza però dal punto di vista poi concreto della disciplina condivisibile per certi versi, cioè il fatto di riconoscere, per esempio, da parte dell'ordinamento italiano una tutela maggiore, cioè minoranze super protette, alla minoranza francofona in Valle d'Aosta, alla minoranza tedesca in Sud Tirol e a una minoranza slovena un pochino, ecco, come minoranza tra le minoranze super protette e le minoranze protette della nostra regione, mentre l'altra minoranza, cioè la minoranza friulana che è maggioranza nel territorio, non potrebbe ambire ai livelli di protezione nel nostro ordinamento di queste minoranze super protette che sono la minoranza francofona, la minoranza della Val d'Aosta e la minoranza tedesca del Sud Tirol. Quindi ecco, vedete che
che scenari anche si aprono su questo versante della riflessione delle minoranze linguistiche che sono e nazionali, che sono un elemento caratterizzante della nostra regione. Come si fa a dire che è un elemento caratterizzante? Beh, nella nostra regione, per esempio, c'è una legge statale, a parte la legge statale di riconoscimento delle minoranze linguistiche riconosciute dal nostro ordinamento, la legge 482 del 1999, che riconosce la minoranza slovena, la minoranza francofona, ma soprattutto riconosce una minoranza, tra virgolette, senza stato, senza la possibilità di avere uno stato di riferimento, che è la minoranza friulana e che è anche la minoranza sarda. Ecco. Ma a parte questa legge statale, molto importante, c'è una legge statale, la legge numero 38 del 2001, direi, che prevede delle regole speciali per la tutela della minoranza slovena in Italia. È una legge dello Stato, la tutela della minoranza slovena in Italia, però ha come ambito territoriale solo delle porzioni di regione Friuli Venezia Giulia. Bene, allora vediamo come questo elemento sia un elemento caratterizzante un po', per esempio, della situazione della minoranza slovena, che la fa ritenere minoranza, diciamo, un po' che si avvicina alle minoranze superprotette, come quella del Subtirol, come quella della Val d'Aosta. Ecco, l'altra minoranza, la minoranza friulana e poi la minoranza francofona, e anche la stessa minoranza slovena, però, hanno avuto, tutte e tre le minoranze linguistiche presenti nel nostro territorio, delle leggi regionali di riconoscimento e di disciplina e di disciplina della tutela di queste minoranze linguistiche. Quindi la nostra regione si caratterizza come un pluriverso linguistico, anche dal punto di vista giuridico, per avere una disciplina organica generale di tutte le minoranze linguistiche, addirittura poi avvicinandosi anche alla tutela di minoranze non linguistiche ma dialettali, e cioè alla minoranza, diciamo, alla, no, non alla minoranza, ma all'espressione dialettale istroveneta e veneta, con una legge che sostiene finanziariamente questi ambiti di espressione culturale. Ecco, quindi vedete la capacità che ha avuto la regione di riconoscere quest'ambito culturale, che sta dietro, vedete, le caratteristiche importanti della nostra regione, sia sul versante, diciamo, di questa tutela delle minoranze, diciamo, sia su versanti più ambiziosi, cioè sul versante delle relazioni internazionali, perché vedete, avere dei buoni rapporti con la minoranza slovena in Italia, quindi nella zona del territorio regionale della regione Friuli Venezia Giulia, significa avere buoni rapporti con lo Stato della Slovenia, e quindi questo è un elemento importante, lo vediamo per tutte le tematiche connesse ai confini, connesse ai porti, connesse alla circolazione delle merci, connesse alla circolazione delle persone, connesse alla circolazione delle nuove tecnologie, quindi è un fattore importante, è un fattore importante. Allora vediamo che questo elemento caratterizzante, cioè delle minoranze linguistiche e nazionali, è un tema che riguarda anche un po' Trieste, diciamo. Perché? Perché Trieste è una città portuale,
è una città che ha avuto ha avuto una storia pesantissima sul versante della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, ha avuto un peso, ha pagato un peso veramente anche di sangue, che ha fatto sì che nei primi tempi del passaggio di Trieste alla completa sovranità italiana, anche qui essendo al centro Veritas Trieste, anche con il punto di domanda che alcuni autonomisti continuano a sostenere, sul versante delle conseguenze giuridiche del trattato di pace, in realtà un grande peso di sangue per l'occupazione titina, un grande peso anche per essere stata immediatamente destinataria degli esuli istriani, con dei campi profughi, questo ha pesato poi un po' nei rapporti tra Trieste e la minoranza slovena. Tutti aspetti che oggi sono, direi, perfettamente superati dalle nuove generazioni. Per quanto conosco Trieste e la frequento per ragioni di carattere culturale, ormai direi che si può sostenere, questo, che c'è stato un superamento su questo versante. Tenete presente che la nostra regione Friuli-Venezia Giulia ha avuto anche un ruolo importante al momento del riconoscimento della sovranità della Slovenia e della Croazia, nell'episodio con conseguenze anche giuridiche della fine della ex Jugoslavia. È un aspetto che viene molto criticato anche dagli esperti di geopolitica. Sulla rivista Limes ci sono stati articoli molto critici, per esempio di un caro amico, Antonio Sema, per esempio, su questo versante, che da un punto di vista della grande geopolitica sottolineava come Italia, il nostro alleato nei Balcani, è sempre la Serbia, e quindi avere una posizione come Italia, soggetto che ha riconosciuto tra i primi la sovranità della Slovenia e della Croazia, è stato un errore, è stato un modo di mettersi in conflitto con il nostro naturale alleato e con dei nostri, qui c'è un po' un problema anche, un nostro naturale nemico, cioè i popoli slavi. Qui guardate, c'è tutto un entroterra anche culturale, penso a Ruggero Timeus, per esempio, per quanto riguarda delle posizioni culturali presenti a Trieste. Sono studi molto approfonditi da parte di anche un caro amico studioso triestino, allievo del professor Fulvio Salimbeni, comunque Diego Redivo. Sono ambiti, vedete, questi che ci fanno vedere, ho detto, un riconoscimento di un ruolo internazionale della nostra regione. Perché? Allora, intanto un ambito geopolitico della regione Friuli-Venezia Giulia. Questo è stato riconosciuto giuridicamente attraverso la legge sulle aree di confine. La legge sulle aree di confine, legge numero 19 del 1991, ha visto al primo articolo proprio riconoscere
alla regione Friuli Venezia Giulia il suo ruolo geopolitico. E sulla base di questo ruolo geopolitico è stata istituita Finest, la società finanziaria di penetrazione, diciamo, economica dell'Italia nell'est europeo, con un capitale a maggioranza, adesso non mi ricordo se a 50 o al 51%, della regione Friuli Venezia Giulia, con sede a Pordenone. Poi questa percentuale è cambiata successivamente perché si sono voluti introdurre degli elementi paritari un po' con altre regioni, e quindi elementi di maggiore, diciamo, complessità. Però questa società è stata radicata in Friuli Venezia Giulia riconoscendo, sulla base del riconoscimento di un ruolo della regione Friuli Venezia Giulia come un ruolo geopolitico della nostra regione. Dopodiché, e questo come è stato ottenuto? Questo è stato ottenuto un po' attraverso la capacità di un presidente della nostra regione, della regione Friuli Venezia Giulia, Adriano Biasutti, che come leader democristiano ha posto come elemento caratterizzante per il futuro anche politico ed economico della nostra regione questa caratteristica, cioè quello di rappresentare il ponte dell'Italia verso est anche dal punto di vista economico. Ecco, vedo che sono le ore 19, piano piano mi avvio intorno ai prossimi 10 minuti a concludere per cercare di poi anche avviare una discussione, ecco, tra di noi, con l'aiuto ovviamente di padre Luciano. Allora, quindi questo ruolo è stato riconosciuto da Adriano, da un pochino va riconosciuto un po' da una leadership democristiana, da una leadership democristiana riconducibile a Adriano Biasutti, del quale quest'anno nel 2020 ricorre anche il decennale, a gennaio, a fine gennaio, sono passati 10 anni, direi, dalla sua morte. È una personalità che ha rappresentato degli elementi anche per certi versi negativi da un punto di vista, diciamo, della influenza politica nella regione, perché per certi versi c'è stato anche un certo modo di considerare la cosa pubblica un po' come funzionale al finanziamento ai partiti, e addirittura per certi versi la cosa pubblica come proprietà quasi personale poi quando si raggiunge il potere. Però proprio per questo motivo anche la capacità di pensare la regione in maniera politicamente molto forte, con per esempio il riconoscimento da parte di questa classe dirigente di un substituto di spartizione del potere, cioè la giunta regionale in capo al Friuli, con il presidente della giunta regionale sempre un friulano, e dall'altro lato il presidente invece del consiglio regionale un triestino. Ecco, un modo di dividere il potere, però anche un modo di unire per certi versi attraverso questo patto la regione per certi versi, ecco. Però vedete, con questa riflessione, cioè riconoscimento di un ruolo geopolitico alla regione Friuli Venezia Giulia, vedete un modo di pensare la regione anche nelle relazioni internazionali, vedete, questa capacità di classe dirigente molto attrezzata, ecco. E allora vediamo anche quali sono le prospettive dell'attualità per certi versi. Di questa regione sulla base di questi
elementi, cioè di delle sintesi che possono essere dietro, che possono stare dietro delle sintesi geopolitiche, culturali, che significano quindi delle sintesi culturali, economiche, giuridiche, che possono stare dietro al modo di rappresentarsi anche sul versante internazionale di una regione. Allora, vedete, per esempio, dal punto di vista internazionale della grande riflessione geopolitica, se vediamo quello che sta succedendo nel territorio europeo, e cioè la la moltiplicazione degli stati nazionali dalla prima guerra mondiale in poi, guardiamo la mappa d'Europa e vediamo come dai grandi imperi della prima guerra mondiale siamo arrivati a una quantità di stati notevole sul territorio europeo, e vediamo che tant'è vero che si parla di balcanizzazione dell'Europa. Ecco, vedete che la riflessione e il ruolo anche che molto probabilmente, ed è stato criticato anche su Limes proprio da Antonio Sema, molto probabilmente il ruolo che ha avuto proprio Adriano Biasutti nello spiegare al capo dello Stato italiano del tempo come era necessario al momento della caduta della ex Jugoslavia prendere posizione a favore del riconoscimento della sovranità della Slovenia e della Croazia, pur in una situazione di criticità e di guerra, addirittura guerra che è durata pochissimi giorni per la Slovenia, guerra che è durata un po' invece per quanto riguarda la Croazia. Ecco, alla fine, se guardiamo quello che è successo dopo, però la grande geopolitica che fa tutte le riflessioni che la ex Jugoslavia era una terra, era uno stato, era una federazione molto bella, molto utile anche dal punto di vista geopolitico, perché consentiva il dialogo tra l'Italia e i Balcani, risolveva alcune complessità dei Balcani, favoriva anche un'integrazione europea molto probabilmente nel futuro, forse tra virgolette, per il fatto di per esempio dal punto di vista della società civile favorire molto i matrimoni misti, e una società che si stava avviando a una forte integrazione che è stata invece incattivita poi dai nazionalismi e così via. Però insomma, se guardiamo con gli occhi di oggi ha avuto ragione l'intuizione geopolitica di Adriano Biasutti di suggerire questa che è poi stata più o meno la posizione dell'Italia nell'essere avanguardia degli stati nel riconoscere la sovranità, come accade quando si creano queste situazioni, e quindi ecco una certa capacità di intuire quello che erano questi che erano la Slovenia e la Croazia, cioè delle repubbliche pur in una ex Jugoslavia che era uno stato totalitario e che quindi sul versante dello stato della Repubblica Socialista risolveva con il partito unico il problema in realtà, e anche con una pesante repressione di questi argomenti totalitaria, però alla fine vedete non possiamo non riconoscere come ha avuto ragione questa intuizione, e come poi ci sono stati anche dei successivi passi della nostra regione. Li vediamo al momento del riconoscimento con i gruppi europei di cooperazione territoriale da parte dell'ordinamento europeo. L'ordinamento europeo a un certo punto si è stufato di vedere gli stati europei creare una situazione di balcanizzazione dal punto di vista giuridico della cooperazione substatale nel territorio del Consiglio, diciamo, sul quale agisce il Consiglio d'Europa
e quindi l'ambito della Convenzione di Madrid del 1980, che aveva visto impegnati gli stati membri del Consiglio d'Europa a favorire la cooperazione tra i soggetti substatali, specialmente quelli che confinano, nel risolvere delle problematiche di confine attraverso delle forme di collaborazione istituzionale avanzata o di diritto privato o addirittura di diritto pubblico attraverso le euroregioni. Ecco, la Convenzione di Madrid e poi i protocolli attuativi degli anni 90 avevano creato una situazione di diversificazione giuridica tra gli stati membri del Consiglio d'Europa che impediva la realizzazione concreta di queste forme di collaborazione. E questo è stato causato dagli stati, dai ministeri degli affari esteri degli stati europei che vedevano di malocchio la possibilità di entità substatali che si chiamassero Länder, stati membri di stati regionali o regioni, di collaborare tra loro addirittura sul versante delle relazioni internazionali con degli accordi che addirittura creavano delle forme di collaborazione di diritto pubblico. E allora a un certo punto il livello europeo ha disciplinato questo argomento, il livello europeo l'ha disciplinato con un regolamento europeo, e il regolamento europeo, e mi avvio a conclusione negli ultimi 5 minuti, il regolamento europeo del 2006 ha previsto quindi una disciplina del diritto europeo, quindi facendo ricadere sull'ambito del diritto europeo questa ricaduta delle possibilità di collaborazione tra le entità substatali negli stati che hanno aderito alla Convenzione di Madrid sostanzialmente. Gli ostacoli non sono terminati, questo regolamento europeo addirittura ha avuto, teniamolo presente, addirittura normalmente i regolamenti europei non hanno la necessità di regole di attuazione da parte di fonti primarie dell'ordinamento dello Stato membro. E per esempio nel nostro ordinamento, pensate, questo regolamento europeo invece ha richiesto da parte di un parere del Consiglio d'Europa la necessità di un'attuazione da parte di una legge comunitaria, diciamo, del 2008, che ha dettato le regole di attuazione di questo regolamento europeo nel nostro ordinamento. Quindi c'è voluto un ulteriore passaggio, diciamo, per l'attuazione di questo regolamento europeo, che normalmente i regolamenti europei entrano direttamente nell'ordinamento degli stati membri dell'ordinamento europeo dell'Unione Europea. Ecco, questo regolamento europeo prevede la possibilità di istituzione di gruppi europei di collaborazione territoriale e di cooperazione territoriale. E dove sono nati i primi gruppi europei di cooperazione territoriale? Nella nostra regione. Il primo tra enti locali, e cioè tra il comune di Gorizia, il comune di Nova Gorica e il comune di San Peter, quindi tra Slovenia e Italia, e invece coinvolgendo regioni, la regione, l'euroregione senza confini, tra la regione Friuli Venezia Giulia, la Carinzia e il Veneto, quindi creando un nucleo, diciamo, di cooperazione territoriale istituzionalizzato, che diventa erede di quella tradizione anche lì nella quale la nostra regione è stata anticipatrice della collaborazione nell'ambito della comunità di lavoro di Alpe Adria, al di là dei confini, tra regioni e stati, al di là della cortina di ferro addirittura
la comunità di lavoro Alpe Adria. Invece il gruppo europeo di cooperazione territoriale senza confini ha visto un nucleo originario nel Veneto, nella Carinzia, nell'Ender della Carinzia e nella regione Friuli Venezia Giulia, poi estendibile alla Slovenia, all'intero territorio della Slovenia e alle regioni, diciamo, alle contee della Croazia, quindi alla contea dell'Istria e alla contea litoraneo-montana. Un altro ambito di euroregione poi è l'euroregione adriatico-ionica, ecco che per certi versi è un po' più sfumata come forma di collaborazione trasfrontaliera, diciamo. Ecco, allora vediamo quindi che la nostra regione con questi ambiti si caratterizza come un nucleo fondamentale per lo Stato italiano di integrazione europea, si caratterizza per i valori che possono essere rappresentati dalla nostra regione, sia sul versante dell'autonomismo friulano, che dobbiamo ricondurre al movimento per l'autonomia del Friuli, quindi non a pericolosi secessionisti così estremisti, sovranisti, ma a Tiziano Tessitori, a Pierpaolo Pasolini, a Ermacora, a Gianfranco Daronco, quindi a questi soggetti che, diciamo, hanno proposto un autonomismo istituzionale estremamente interessante, ecco. E questi ambiti, diciamo, vanno collegati anche alla realtà nuova di rinascita di Trieste, quale tentativo che c'è stato sia immediatamente dopo la caduta del muro di Berlino, ma che ora ha una nuova rinascita con la globalizzazione e con il riconoscimento dell'importanza dei traffici commerciali che passano brutalmente attraverso Suez e nel Mediterraneo. E allora ecco che ci troviamo di fronte quindi alla nuova sfida che c'è da fare, cioè la nuova sfida è una sfida anche di carattere istituzionale per certi versi. Bene o male, Trieste, che è erede di una, adesso sempre più, avendo risolto, come abbiamo detto, il tema della conflittualità con la minoranza slovena, è un territorio che nel quale risorge la sua grande capacità multiculturale di porto dell'impero, di realtà mitteleuropea che dialoga bene con il centro Europa, pensiamo all'Ungheria anche dal punto di vista economico, e che poi anche ha la capacità, nella prospettiva oggi un po' più messa in crisi della Via della Seta, di rappresentare uno snodo economico fondamentale, ecco. Quindi tutto sommato Trieste per certi versi ha una sua vocazione economica chiara alla quale tendenzialmente si sposa anche un riconoscimento possibile dal punto di vista ordinamentale del riconoscimento che è previsto anche nello statuto della regione Friuli Venezia Giulia del riconoscimento quale città metropolitana, ecco, che assorbe i livelli istituzionali della provincia e del comune e si presenta come elemento, diciamo, di autogoverno capace di assorbire quindi l'elemento portuale. Ecco, rimane il territorio del Friuli. Ecco, il territorio del Friuli
che ha perso con l'eliminazione della provincia del Friuli un elemento catalizzatore anche dal punto di vista identitario. La provincia di Udine aveva una provincia secolare di 100 anni circa, aveva come bandiera l'aquila che rappresenterebbe anche l'elemento di così, identità dell'autonomismo friulano, e quindi questo elemento, la perdita delle province e la perdita in particolare della provincia del Friuli, ha fatto scomparire un elemento istituzionale di rappresentanza anche di un'assemblea elettiva come la provincia, il consiglio provinciale del Friuli, cioè di Udine, l'assemblea provinciale del Friuli, che aveva delle ambizioni, insomma, notevoli di questa grande provincia di Udine, ambizioni culturali, ma anche un po' di rappresentare un coordinamento economico per certi versi. E quindi ecco, queste caratteristiche sono state cancellate dalla riforma degli enti locali. E adesso l'elemento, diciamo, identitario friulano si vede ridotto nella riforma degli enti locali operata che ha introdotto le UTI solamente nella comunità linguistica friulana, e cioè in una riunione dei sindaci, in un'assemblea dei sindaci dei comuni friulanofoni. Ecco, questo è l'elemento che può rappresentare un elemento di raccordo un po' del Friuli dal punto di vista ecoculturale, al quale possono essere attribuite delle funzioni di coordinamento, non so, in ambito di biblioteche, in ambito di istruzione, qualcosa, ecco, di questo tipo, nel quale si manifesta un ruolo di coordinamento per quanto riguarda gli ambiti di espressione culturale in lingua friulana, per esempio. Ma vedete, difficilmente si possono evocare ambiti superiori, ecco. E allora vedete, c'è bisogno di un recupero, cioè il Friuli dovrebbe riuscire a fare un salto, diciamo, di qualità adesso, a pensare se stesso anche come realtà economica, per esempio. Perché? Perché come realtà economica di terra collegata a ad Aquileia Trieste, quindi al porto, con l'interporto di Cervignano, ma soprattutto con l'interporto di Pordenone, quindi a rappresentare un territorio produttivo. Però tenete presente che c'è stata una crisi di produzione industriale mostruosa in Friuli, che dal punto di vista manifatturiero, con la crisi coronavirus, rischia di distruggere questa possibile realtà. E quindi ecco, c'è bisogno di un nuovo patto, di un rilancio della nostra regione, della nostra capacità di rappresentare ambiti di coesione territoriale, di coesione economica, di coesione progettuale, sia sul versante anche al di là dei confini, quindi con l'Euroregione senza confini, e nell'attribuire gestione di fondi europei sempre maggiore, e nella capacità della classe politica regionale di gestire questo fenomeno, quindi gestire in realtà progetti economici concreti attraverso il GECT senza confini. Dall'altro lato, però, sul versante istituzionale regionale, c'è bisogno di una maggiore condivisione, con dei patti, con degli accordi, con delle situazioni che possono essere diversissime dal punto di vista istituzionale, con riconoscimento espresso giuridico, ma anche patti politici come quello che vi ho richiamato dei democristiani alla Biasutti su questa spartizione delle cariche, degli ambiti, degli assessorati e così via. Ecco, cioè dei patti che
rappresentano un accordo di condivisione, ecco, di condivisione dei territori, di una progettualità futura, ecco, che si rilanciano e si pensano in un territorio futuro. E qui ovviamente la tragedia e la criticità dell'emergenza economica del mondo virato, che è il numero di Limes in edicola, e del vincolo interno, che è il numero che sarà in edicola venerdì, il nuovo numero di Limes che sarà in edicola venerdì di Limes, ci rappresentano. Quindi questi ultimi due numeri di Limes possono essere, come dire, sullo sfondo della sfida sia sul versante delle relazioni internazionali, della geopolitica della regione Friuli Venezia Giulia, sia sul modo di pensare se stessa della regione Friuli Venezia Giulia ai tempi della crisi sanitaria, ma anche economica del mondo del dopo coronavirus. Grazie, scusate, mi sono dilungato un po' troppo, però ecco, penso che abbiamo avviato una bella, ho messo un po' molti argomenti, e quindi adesso spero di vedere padre Luciano La Rivera per gestire, ecco, la fase di discussione, chiedendogli aiuto e ringraziando gli amici che in parte anche vedo e riconosco, che hanno partecipato a questa riunione, a questo evento così in modo molto opportuno, pensato nell'anniversario di Aquileia dal Centro Veritas e dall'Limes Club Trieste. Grazie del tuo contributo. Tanta carne al fuoco, e quindi invito chi desidera intervenire di porre una domanda, condividere un'intuizione, non certo una ulteriore analisi perché non avremmo tempo, e quindi magari raccogliamo queste idee. Si può intervenire attivando il proprio microfono oppure mandando una chat, e quindi poi leggerei io la domanda, o per chi vuole può anche mandarmi un'email e così via. Però in maniera molto spontanea, condividere veramente delle domande, delle intuizioni, raccogliamo un po' di queste suggestioni, anche provocazioni. Posso dire qualcosa? Si sente? Prego. Sì. Allora, mi pare che c'è molta carne al fuoco e la prospettiva è ampia. Io mi permetterei di far presente due cose. Primo, ha fatto molto bene il professor Civolin a ricordare tessitori, nel senso che la regione Friuli Venezia Giulia è nata da un compromesso, e da un compromesso salutare, perché non tutti i compromessi sono negativi, ci sono dei compromessi salutari. Un compromesso salutare nel senso che in quel momento, in quella fase, occorreva che la identità del Friuli, che voleva staccarsi dal predominio veneto, e la realtà triestina, che ha una storia tutta diversa, perché aveva acquisito una sensibilità vicina al mondo germanico, al mondo austriaco più che al mondo germanico, però salvaguardasse la marca di confine, chiamiamola così, Friuli Venezia Giulia come marca di confine. Ed è stato per questo che la classe dirigente della regione ha resistito alle spinte separatiste, non tanto di autonomia friulana, che non aveva istanze separatiste, ma quella della lista per Trieste, cioè del movimento che voleva staccare Trieste. In quella fase era veramente suicida. Diversa è la prospettiva attuale. La sensibilità internazionale, la vocazione internazionale della regione ha una storia antica. Ha una storia che si apre, come ha detto il relatore, con Alpe Adria, cioè con i primi rapporti della regione con le regioni contermini. E un ricordo personale, era ministro degli esteri Moro, e Moro era preoccupato giustamente di azioni internazionali di una regione,
e aveva trovato, come sempre, con il compromesso autorevole, la formula: ditemi cosa fate e informatemi. Non avrete mai il mio assenso, ma è un silenzio assenso. E in questo modo si sono costruiti i rapporti con la Slovenia, allora facente parte della Federazione Jugoslava, ma con la Carinzia, con tutte le regioni, e poi con la fondazione di Alpe Adria, che è stata un'intuizione sia del Veneto, sia della nostra regione, e del presidente Comelli, che è stato l'iniziatore di questa sensibilità internazionale, che poi si è sviluppata in modi diversi con Biasutti. Oggigiorno la città metropolitana è vista con sospetto dal resto della regione, giustamente dico io, perché, come ha messo in evidenza Cevolin, questo determinerebbe una mancanza di identità nel resto del Friuli, perché non c'è più la provincia grande di Udine, c'è la rivendicazione nata subito dopo la costituzione della regione di Pordenone, e non avrebbe, però credo che partire dal riconoscimento di città metropolitana e compensarlo con una resurrezione, diciamo così, della provincia di Udine, siccome abbiamo come regione competenze in questa materia, credo che potrebbe rappresentare un modo serio di riconoscere una rappresentanza dell'area friulana tra la provincia di Udine e quella di Pordenone, e della rappresentanza metropolitana a Trieste, avendo la capacità di tenere insieme queste, ma in una prospettiva di vista lunga, non in una prospettiva di contrapposizioni da cortile. Ecco, questa è, credo, la sfida che abbiamo oggi. Molte grazie. Franco Richetti è stato sindaco di Trieste, ricordo a Guido Cevolin, forse non aveva riconosciuto il suo interlocutore. Ci sono altri interventi, domande? Da un lato c'è anche una dinamica che sempre si sta costruendo, anche quella di unificare la regione su piattaforme tecnologiche, di progetti di ricerca scientifica e di innovazione assieme. E questo qui pure sono prospettive importanti, sia per reinvestire sul territorio, sia per, appunto, per unificare il territorio, per dargli un futuro con le nuove tecnologie, l'industria 4.0 e così via. Bene, io se non ci sono altre domande, o intanto preparatele, ecco, piacere, sono molto onorato di rispondere a questo intervento di Richetti, e subito la presente sollecitazione. Ho richiamato per esempio degli studi di Antonio Sema e così via. Ecco, proprio Antonio Sema, per esempio, ha visto quello che un po' è stato descritto da Richetti come protagonista diretto, e cioè la capacità di questa classe dirigente dell'epoca di dialogare con la Slovenia, di dialogare anche con la Baviera addirittura. Antonio Sema addirittura aveva evidenziato come la Democrazia Cristiana, i giovani della Democrazia Cristiana andassero a partecipare a dei seminari in Baviera dei cristiano-democratici, diciamo, e allora bavaresi. E allora questa capacità di dialogare è stata vista anche come sulla base di una riflessione geopolitica sia attrezzata, però anche più incentrata sull'Italia, ha visto quasi un tradimento di questa classe dirigente, un possibile tradimento. Invece l'interpretazione corretta è quella che è stata proposta da Richetti, quindi avete sentito
di nulla osta. Quindi vedete come dei patti all'interno delle classi dirigenti capaci, tra detto e non detto, lasciano passare delle decisioni. Quindi è stata veramente grazie di questo contributo a Richetti, che ci ha illuminato su questo. La riflessione sulla realtà della provincia di Trieste, diciamo del Friuli, ecco, è stata declinata da Richetti sul versante maturo di superamento di un certo campanilismo, e lì c'è il problema del rapporto con Gorizia e con Pordenone. In realtà Gorizia, lo vediamo in molti ambiti, spesso è favorevole al matrimonio con Trieste, dall'altro lato a volte rivendica dei propri ambiti. Pordenone ancora di più questo. Quindi qui dobbiamo avere sicuramente una riflessione molto attrezzata culturalmente, che passa attraverso il riconoscimento delle grandi anche specificità un po' di queste zone, e alla fine però anche una visione contemporanea di queste problematiche, e cioè attraverso quella declinazione che un po' ho fatto, e cioè di terra e mare, e quindi nel riconoscimento di questo territorio del Friuli come un territorio coeso dal punto di vista, guardate, vi faccio vedere un volume per spaventarvi, un volume di oltre 1000 pagine, Fenomenologia di una macroregione, è un volume a cura di De Vergottini, Cevolin, Percorsi economici e istituzionali, è un volume che abbiamo realizzato per Leone Editore nel 2012, e rappresenta tutti gli elementi in comune praticamente del territorio dell'Alto Adriatico, dal punto di vista economico, dal punto di vista istituzionale, passando attraverso i GEC, passando attraverso il riconoscimento delle autonomie territoriali, sia in Italia, sia in Slovenia, sia in Croazia, sia in Austria, eccetera, eccetera, attraverso aspetti di carattere economico, attraverso aspetti di carattere infrastrutturale e così via. Quindi ecco, bisogna pensare questi ambiti con la capacità politica degli accordi che sono stati fatti da queste grandi classi dirigenti, che hanno fatto sì dei compromessi. Ecco, anche qui io sono sempre costretto a richiamare Schmitt spesso richiama il contenuto compromissorio delle costituzioni, e poi lo stesso Schmitt, per certi versi dimostrandosi d'accordo con la nozione di costituzione materiale di Mortati, che poi è la nozione ancora potremmo dire per certi versi prevalente anche tra i costituzionalisti italiani, sicuramente tra quelli più âgé, in realtà un accordo costituzionale, per esempio, può essere risolto da una decisione successiva della classe politica in termini di costituzione materiale. Schmitt la evidenzia nei confronti della Costituzione di Weimar, dicendo che la distinzione tra e la decisione tra forma di Stato socialista o forma di Stato liberale si è manifestata dopo la Costituzione di Weimar da un discorso del capogruppo al Parlamento tedesco del Partito Socialdemocratico, che ha aderito a una visione liberal-democratica della forma di Stato della Repubblica di Weimar. Quindi addirittura questa decisione del Partito Socialdemocratico ha evidenziato in pratica una decisione di interpretare il compromesso della Costituzione di Weimar in senso liberal-democratico, diciamo. Ecco quindi come situazioni compromissorie possono essere poi decise da accordi non istituzionali, vedete, da una capacità delle classi politiche
di vedete, ringrazio Richetti, quindi più che per la domanda, per un intervento chiarificatore. Grazie. Se posso intervenire. Prego. Posso intervenire da Udine. Sì. E il volo d'Aquila che ha fatto il professor Cevolin è splendido, anzitutto, no? Perché ha tratteggiato un quadro regionale e storico veramente notevole nella sua complessità. E il problema è il futuro. Lui parlava, e anche Richetti citavano, comunque accordi e storie del passato. Il problema vero è il futuro. Io sono a Udine e devo ammettere che il passato aveva delle classi dirigenti che erano di un livello assolutamente superiore, che si erano unite insieme in un contesto di attività politica, culturale, di studi universitari, perché Comelli aveva studiato assieme a De Mita, cioè c'era tutto un legame. Cose che oggi, perlomeno per la realtà del Friuli, non ci sono più. Tant'è vero che la gestione, se vogliamo chiamarla così, o comunque le prospettive che vengono tracciate per la regione, sono tracciate di fatto dalla provincia di Pordenone e dalla realtà di Trieste, che sono le due vere realtà in questo momento vive, efficaci, operative della regione. Il Friuli è stato marginalizzato, vuoi per colpa sua, vuoi perché per un quadro più generale, ma di sicuro per una carenza di capacità politica dei suoi attuali rappresentanti. Io volevo avere da parte del professor Cevolin una sua visione di come potrebbe modificarsi questa cosa, perché io non la vedo facilmente modificabile. Vedo una marginalizzazione sempre più ampia del Friuli, come agricola, e anche l'industria subirà dei contraccolpi enormi. Io ringrazio molto per questa domanda. E la risposta è purtroppo d'accordo con l'intervento di Lorenzo Biasutti, cioè c'è un problema sicuramente di classe dirigente. Classe dirigente non è necessariamente e solo classe politica, sicuramente classe politica, ma è anche un problema di classe dirigente, cioè in generale, cioè vuol dire di imprenditori, di anche docenti universitari, giuristi e così via. Dico giuristi perché, per esempio, spostiamo sul piano nazionale, per esempio, la critica che si può fare alla classe dirigente anche dal punto di vista, per esempio, della competenza tecnica. Quello che è successo con questa emergenza coronavirus dal punto di vista giuridico è preoccupante. Cioè è ammissibile che un livello statale possa produrre da un lato la necessità di autocertificazione per uscire di casa con dei moduli che cambiano giorno per giorno, complessissimi, che hanno impiegato il sottoscritto a studiarselo per un'ora prima di uscire di casa, per stamparselo e poi compilarselo, quindi un giurista, ecco, è veramente una cosa che dimostra l'incapacità del livello statale questo. È possibile che i consulenti tecnici del governo non siano in grado di dettare delle misure per questa emergenza coronavirus che non siano irrazionali? Come si fa a punire una persona che va nel bosco a passeggiare? Come si fa a considerare legittimo la distanza di un metro e mezzo, di un metro, di due metri all'interno degli edifici, nelle conferenze pubbliche, nelle situazioni? E adesso per la riapertura nel considerare 4-5 metri in spiaggia la possibilità di contagio, così è la... Cioè capite che siamo di fronte a un disastro generale di classe dirigente sotto tutti i profili. Per quanto riguarda il Friuli c'è un problema anche di risposta economica, di tessuto economico, che già prima della crisi l'Italia
era a crescita sotto zero. Peggio ancora, la eurozona era in crescita zero, quindi una situazione più preoccupante il fatto che l'Italia fosse in crescita zero, molto più preoccupante l'eurozona, perché la nostra capacità anche produttiva, specialmente della nostra regione, ecco, mi avete capito. Quindi una situazione che oggi viene aggravata dalla situazione di emergenza economica del coronavirus e che non vede molto delle risposte economiche, cioè un modo, una possibilità di pensarsi al Friuli, mentre Trieste ce l'ha un po' un modo di pensarci, può pensare come porto, può pensarsi come città-stato, come Amburgo, può aspirare a queste cose, ma insomma ci siamo capiti. Il Friuli ha queste... Allora noi come Università di Udine, con il professor Fabbro, con le istituzioni universitarie, con il cantiere Friuli, stiamo cercando di offrire queste risposte, ecco, che vanno verso però anche per costruire delle identità forti, anche delle decisioni forti, vanno verso il richiamo al Parlamento del Friuli, alla realtà di Aquileia, al patriarcato di Aquileia, cioè vanno verso perché tutte le identità sono costruite, sono inventate, però le identità, nonostante quello che dicono i critici del populismo, che a volte esagerano, perché dietro il populismo c'è anche il popolo, come dicono degli studiosi anche diciamo non sospettabili, ecco, di sovranismo. Quindi attenzione, ecco, che l'identità, tutte le identità sono inventate, però le identità sono reali. Cioè, prima di tutto, per esempio, per dialogare dobbiamo sapere chi siamo. Quindi il friulano sa, la regione Friuli Venezia Giulia sa dialogare se sa chi è, se sa quali sono qual è la propria dimensione culturale, qual è la propria dimensione, ecco, di accordo sotteso politicamente al quale abbiamo fatto riferimento. Ecco, ovviamente manca questa classe dirigente. Ecco, cosa possiamo fare per questa mancanza di classe dirigente? Noi, dal punto di vista così universitario, stiamo cercando di fare qualcosa. Lo stiamo cercando di fare, per esempio, col professor Sandro Fabbro, che attraverso Santuz, tra l'altro, e attraverso il sindaco di Udine, sta cercando di, attraverso l'influenza su Cantiere Friuli, attraverso queste realtà, di provare a proporre qualcosa nella totale difficoltà di altri soggetti. È poco, è nulla. Grazie comunque. Una speranza è sempre una speranza. La domanda è se la comune crisi del coronavirus rende l'opportunità di collaborare ancora più un'opportunità esistenziale, sia per Trieste, che perdersi il Friuli perderebbe un retroterra fondamentale, e sia per il Friuli nel perdere infrastrutture che possono rilanciare il territorio. So che il tempo sta anche scadendo, che si è fatto tardi. Io volevo ringraziare il professor Cevolini. Mi sono incuriosito di studiarmi qualcosa sul Parlamento del Friuli. L'Italia ha una biodiversità istituzionale incredibile, non esiste solo la storia dei comuni, esiste una storia della Chiesa pure incredibile, come ruolo politico che ha avuto anche su questo territorio. Quindi, se un tempo molti italiani venivano a fare il militare qui e qualcosina ne usavano, adesso da un lato questo territorio ha il compito di tenere viva questa memoria, la ricerca e condividerla, perché l'identità nazionale sia pre-romana, e tanti popoli italici, origini molisane, quindi lì sono ancora fieri dei Sanneti, annichiliti da,
da Silla, ma hanno una loro antichità, ma poi tutti i popoli che si sono, cioè i Longobardi sono diventati un popolo italico molto più che da altre parti, anche quelli hanno unificato il territorio. C'è stato un periodo in cui se uno chiedeva chi sei tu, non dicevano romani, è un italiano, sono Longobardo. E quindi questo, cioè sapere che la nostra identità più stretta è data da questo pluralismo, da questa di biodiversità che però vive se vive assieme. Io mi ero dimenticato di ricordare che il professor Cebolin, anche coordina, ha lanciato il Limes Club di Pordenone, di Udine, di Venezia, e anche uno dei grandi animatori di Vicino e Lontano. Quindi settimana prossima, martedì, so chi vi dà appuntamento a questo incontro, credo sia in videoconferenza, una tavola rotonda con Lucio Caracciolo anche, per riflettere sulle conseguenze anche geopolitiche del coronavirus. E questo è un po' il mio modo di congedarmi, ma anche di lasciare a te l'ultima battuta, ovviamente. Ma io, anche per i tuoi studenti. L'ultima convocato. Battuta, sì, ecco, gli studenti li ringrazio. Ci sono tre studenti, così sfrutto anche il tuo canale per informarli. Ci sono tre studenti che hanno presentato la tesina, a tutti e tre la richiesta di tesina, a tutti e tre ho già mandato almeno 10-15 materiali di approfondimento a ciascuno, quindi chi non avesse ricevuto l'email di questi tre studenti, mi raccomando, mi riscriva e così sfruttiamo anche la comunicazione in servizio. Ma volevo segnalare a padre Luciano il lavoro di Laura Casella per il Parlamento del Friuli e poi per quanto riguarda la collaborazione Friuli Trieste, ripeto, penso che sia più nell'interesse del Friuli questa collaborazione attualmente, prima di tutto però la capacità di pensarsi del Friuli e dopodiché subito praticarne le possibilità di condivisione, quindi questo ambito culturale delle minoranze che ormai insomma, Trieste e il Friuli su questo non dovrebbero essere in contrasto, e dal punto di vista economico basta, passando per Pordenone, buttare l'occhio sull'infrastruttura ferroviaria dell'interporto di Pordenone, che purtroppo lo si vede vuoto, basta vedere quello per pensare quanto il territorio di Pordenone, per esempio, avrebbe bisogno, ecco, di questa collaborazione. Proprio sono cose che si toccano proprio con mano, ecco. E quindi subito qui è stato evidenziato un asse Pordenone-Trieste che può passare attraverso il riconoscimento di importanti personalità come il sindaco di piazza o come per esempio la classe dirigente pordenonese con Ciriani e Agrusti sul versante economico e la Camera di Commercio, però ecco, proprio è l'elemento della Camera di Commercio che, conoscendo il presidente da Pozzo, per esempio, mi fa pensare nella capacità che potrebbe avere proprio una classe dirigente economica udinese di riuscirsi a pensare in dialogo con Pordenone, capace di assorbire anche Trieste un po' e di lanciare delle riflessioni sì, pragmatiche su questo versante, non così rinunciatarie sul versante linguistico, sul versante della tradizione identitaria, che sono solo elementi di valore. Ecco, e anche Pordenone tutto sommato potrebbe riconoscersi in un ruolo un pochino più esteso della mera città di Pordenone, avendo una capacità di dialogare con il suo entroterra, che è tipicamente friulano, a partire da Cordenonza, a partire da San Vito, a partire da Maniago, a partire da diversi mandamenti che, se si pensano collegati a Pordenone, si possono pensare collegati a Pordenone solo attraverso un rispetto dell'identità friulana di questi territori e non nel contrasto, nel vessillo della città che non c'entra niente con il Friuli, ecco, questo no.
dobbiamo invece superare questi ambiti e dobbiamo avere tutti questa capacità di recuperare questa identità che chi fosse critico, ripeto, posso mandargli questo volumone di 1000 pagine con gli interventi di Lucio Caracciolo, di Marzio Strassoldo, di Raimondo Strassoldo, di del generale Jean, quindi anche con riflessioni poi anche giuridiche del nostro professor Nussi per il diritto tributario, eccetera, eccetera, di economisti come la professoressa Tiberi Vipraio e così via, ecco, quindi con De Vergottini, giurista, e quindi insomma delle pezze d'appoggio ci sono, ecco, tutto sta nell'avere questa capacità di dialogo, nella capacità di classe dirigente di risolvere i problemi, ecco, e non di avere solo delle conflittualità per ambire a conservare il proprio posto personale di eletto o di elite. Grazie. Allora, per chi desidera, poi mercoledì prossimo parleremo sempre con videoconferenza, scusate, come Centro Veritas, parleremo del rapporto cristiani e Islam con un gesuita molto molto dotto e molto tosto, che ci parlerà partendo dal documento di Abu Dhabi, e credo che non mancherà l'occasione di riflettere anche sulla liberazione della nostra giovane cooperante dalle mani dei terroristi islamici e capire cosa vuol dire portare rispetto a questa persona. Che abbia cambiato religione forzatamente o meno, occorre un rispetto così importante per la delicatezza della sua vita interiore che, appunto, è un tema da approfondire per cogliere cos'è la libertà religiosa, come va promossa, tutelata, difesa la salute delle persone, la sua loro. E quindi ci vuole tempo. Questa povera ragazza si è liberata da quella, adesso un po' assillata da quello di cui è circondata. Allora parleremo sicuramente anche di questi temi e di come anche l'identità di una città come Trieste, di un territorio come questo, con la presenza islamica può avere occasioni di crescita o appunto di meno crescita. Pensiamo a Monfalcone, la presenza islamica lì. E quindi anche quella è una sfida importante per un'identità viva di questo territorio. Ancora grazie per la vostra partecipazione, grazie al professor Cevolin del suo generoso contributo e buon lavoro a tutti, ma innanzitutto grazie. Buon riposo. Grazie, grazie, buonasera, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Buonasera, buonasera, grazie, complimenti. Grazie, grazie. Tutti, grazie. Io penso. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie, arrivederci. Io scollego la conferenza. Grazie, buonasera. Ancora grazie, Guglielmo. A presto. Grazie, grazie. Vedo anche ospiti dal Venezuela. Non sono riuscito a fare il collegamento.